Capitolo 22esimo. La meditazione della miseria umana. Dovunque tu sia e dovunque ti volga, sei sempre misera cosa, a meno che tu non ti volga tutto a Dio. Perché resti turbato quando le cose non vanno secondo la tua volontà e il tuo desiderio? Chi è colui che tutto ha secondo il suo beneplacito? Non io, non tu, né alcun altro su questa terra. Non c'è persona al mondo, anche se è un re o un papa, che non abbia qualche tribolazione o afflizione. E chi è dunque che ha la parte migliore? Senza dubbio colui che è capace di sopportare qualche male per amore di Dio. Dice molta gente debole e malata nello spirito: guarda che vita beata conduce quel tale, come è ricco e grande, come è potente e come è salito in alto. Ma se poni mente ai beni eterni, vedrai che tutte queste cose passeggere sono nulla, anzi qualcosa di molto insicuro e particolarmente gravoso, giacché le cose temporali non si possono avere senza preoccupazioni e paure. Per la felicità non occorre che l'uomo possieda beni terreni in sovrabbondanza. Basta averne una modesta quantità, giacché la vita di quaggiù è veramente una misera cosa. Quanto più uno desidera elevarsi spiritualmente, tanto più la vita presente gli appare amara, perché constata pienamente le deficienze dovute alla corrotta natura umana. Invero mangiare, bere, star svegli, dormire, riposare, lavorare e dover soggiacere alle altre necessità che ci impone la nostra natura, tutto ciò in realtà è una miseria grande e un dolore per l'uomo religioso, il quale amerebbe essere sciolto e libero da ogni peccato. In effetti l'uomo che vive interiormente si sente schiacciato come sotto un peso dalle esigenze materiali di questo mondo. Ed è perciò che il profeta prega fervorosamente di essere liberato dicendo: Signore, toglimi da queste necessità. Guai a quelli che non riconoscono la loro miseria. Guai ancor più a quelli che amano questa vita miserabile e destinata a finire. Una vita alla quale, tuttavia, certa gente, anche se lavorando, elemosinando, mette insieme appena appena il necessario, si abbarbica, come se potesse restare quaggiù in eterno, senza darsi pensiero del regno di Dio. Gente pazza, interiormente priva di fede, gente sommersa dalle cose terrene, tanto da gustare solo ciò che è materiale. Alla fine, però, constateranno con pena quanto poco valessero, anzi come fossero un nulla, le cose che avevano amato. Ben diversamente i santi di Dio e tutti i devoti amici di Cristo. Essi non andavano dietro ai piaceri del corpo e a ciò che rende fiorente questa vita mortale. La loro anelante tensione e tutta la loro speranza erano per i beni eterni. Il loro desiderio, per non essere tratti al basso dall'attaccamento alle cose di quaggiù, si elevava interamente alle cose invisibili, che non vengono meno. O fratello, non perdere la speranza di progredire spiritualmente. Ecco, ne hai il tempo e l'ora. Perché dunque vuoi rimandare a domani il tuo proposito? Alzati e comincia all'istante dicendo: è questo il momento di agire, è questo il momento di combattere, è questo il momento giusto per correggersi. Quando hai dolori e tribolazioni, allora è il momento per farti dei meriti, giacché occorre che tu passi attraverso il fuoco e l'acqua prima di giungere nel refrigerio. E se non farai violenza a te stesso, non vincerai i tuoi vizi. Finché portiamo questo fragile corpo, non possiamo essere esenti dal peccato, né vivere senza molestie e dolori. Ben vorremmo aver tregua da ogni miseria, ma avendo perduto, a causa del peccato, la nostra innocenza, abbiamo perduto quaggiù anche la vera felicità. Perciò occorre che manteniamo in noi una ferma pazienza, nell'attesa della misericordia divina, fino a che sia scomparsa l'iniquità di questo mondo e le cose mortali siano assunte dalla vita eterna. Tanto è fragile la natura umana che essa pende sempre verso il vizio. Ti accusi oggi dei tuoi peccati e domani commetti di nuovo proprio ciò di cui ti sei accusato.
Ti proponi oggi di guardarti dal male e dopo un'ora agisci come se tu non ti fossi proposto nulla. Bella ragione dunque, possiamo umiliarci. Né mai possiamo avere alcuna buona opinione di noi stessi, perché siamo tanto deboli e instabili. Inoltre, può andare rapidamente perduto per negligenza ciò che a stento, con molta fatica, avevamo alla fine raggiunto per grazia di Dio. E che cosa sarà di noi alla fine, se così presto ci prende la tepidezza? Guai a noi se pretendessimo di riposare tranquillamente, come se già avessimo raggiunto pace e sicurezza, mentre nella nostra vita non si vede neppure un indizio di vera santità. Occorrerebbe che noi fossimo di nuovo plasmati, quasi in un buon noviziato, a una vita irreprensibile. In tal modo potremo sperare di raggiungere un certo miglioramento e di conseguire un maggior profitto spirituale.